Allora, gli ingredienti sono pochissimi e sono i seguenti. Farina 00, volendo possiamo metterci un 20-25% di Manitoba, che rende la struttura un po' più forte. Poi sale, lievito e acqua. Allora, io premetto che sto facendo la metà dose, quindi sono 6 grammi e mezzo di sale, 2,50 di farina, vabbè, questo lo sapete. Andiamo a sciogliere il lievito in acqua. Chi ha il lievito secco di birra o quello istantaneo va bene anche se lo versate direttamente in farina. Ok? Andiamo a scioglierlo. Allora, facciamo la fontana al centro della farina e iniziamo a versare l'acqua, anche tutto in una volta, non fa niente. In questo modo iniziamo a lavorare. Allora, a questo punto possiamo inserire il sale e mescoliamo. Allora, io per aiutare un po' la lievitazione e poi per far prendere un po' di colore, metto qualche pizzico di zucchero. Potete anche non metterlo. E mescoliamo. Allora, dopo aver mescolato per bene tutti gli ingredienti, dobbiamo lavorarlo o col cucchiaio o è meglio con la mano, in questo modo, mano pulite ovviamente, dobbiamo lavorarlo in questo modo per una decina di minuti finché non avremo un risultato molto compatto e poi più liscio senza agrumi. Vi faccio vedere adesso come dovrà avvenire. Lo lavoriamo in questo modo. Allora, mescolate per 10-15 minuti, anche di più, non vi stancate. Vedete che deve fare anche delle bollicine, inizia a fare anche delle bollicine. Poi puliamo per bene il contenitore. A questo punto, poi chiudiamo con la pellicola, anche non a contatto, così la pellicola, e mettiamo a riposare, a lievitare per anche 3 ore, 4 ore. Ok, appena vediamo che il risultato sarà raddoppiato. Allora, questo è il composto raddoppiato. Come potete vedere, fa anche le bolle della lievitazione. Ben lievitato, quindi possiamo passare alla frittura. Allora, per friggerlo come si deve, o si fa con le mani oppure si fa con due cucchiai. Si immerge il cucchiaio nell'acqua, si prende una parte di impasto, si alza e si porta in pentola. Ed ecco le mie zeppoline o zeppole fritte. Questo è il risultato finale. Adesso vi andrò a far vedere come si mangia di solito a Napoli. Si prende un croquet che vi ho fatto vedere nello scorso episodio, che vi metto qui in alto oppure in descrizione. Si apre una zeppolina, bella croccante, potete sentire. Questo deve essere il suo interno, pieno d'aria, pieno di bolle. Poi lo apriamo un po' di più, ci mettiamo il croquet al centro e andiamo a fare la prova dell'assaggio.